Il mercato del Napoli procede a gonfie vele e noi abbiamo il piacere di parlarne con chi di mercato lo mastica, insomma, tutti i giorni ed è un grande esperto, un amico di Napoli Magazine, telecronista di Sky, la voce del Napoli sulla TV a pagamento, Gianluca Di Marzio. Ben ritrovato, Gianluca. Ciao Antonio, ciao a tutti, ciao. Allora Gianluca, Napoli scatenato sul mercato, lo dicevamo, sono arrivati acquisti importanti, vedi quello di Quagliarella, di Cigarini, De Santis, Campagnaro, Zuniga, nomi che fanno fare un salto di qualità. Guarda, ti do subito il titolo di questa intervista perché credo che Napoli sia un po' il Real Madrid d'Italia in questo momento, perché se c'è una squadra nel campo italiano che sta spendendo e sta investendo, questo è il Napoli, un po' come sta facendo il Real in Spagna. Il resto, devo dire, io che vivo a Milano e vedo insomma quotidianamente qual è la realtà, il resto è tanta tristezza, tanta confusione, tutte le squadre che vogliono prima vendere e poi acquistare, quindi il Napoli in questo momento è proprio un'eccezione, un po' una mosca bianca nel calcio italiano. Pensate che il Milan ha venduto Kakà, non è riuscito ancora a prendere nessun altro, quindi insomma il Napoli credo vada elogiato per questo tipo di comportamento. Poi alla lunga invece i risultati diranno se gli investimenti sono stati giusti, però mi sembra che Quagliarella non si discuta, che Campagnaro sia un difensore di personalità e magari può aggiungere proprio quel tasso di carattere, di grinta a una difesa che magari è stata un po' troppo morbida nel girone di ritorno. Cigarini è quella mente che mancava, speriamo che abbia anche lo spessore a livello caratteriale per guidare il centrocampo del Napoli. De Santis non si discute come portiere perché ha esperienza internazionale, soprattutto nelle ultime stagioni tra Siviglia e Galatasaray, penso che abbia acquisito anche delle cose in più per la sua carriera, cioè sicuramente è migliorato molto anche da questo punto di vista e credo che insomma Zuniga sia uno dei pochi esterni destri che hanno fatto bene in questo campionato. Mancano ancora dei ruoli, penso Certo. soprattutto quello a sinistra, perché poi davanti a centrocampo credo che il Napoli debba prima pensare a vendere e poi a comprare. Gianluca, proprio parlando del settore della fascia sinistra, si erano fatti tanti nomi, ormai sembra sfumato De Ceglie perché la Juve ha detto che è un giovane sul quale vuole puntare insieme a Marchisio e a Giovinco, si è fatto il nome di Pasqual. Tu che notizie hai a tal riguardo? Io so che il Napoli aspetterà De Ceglie il più possibile, nel senso che Paolo Marino è convinto alla fine di riuscire a prenderlo e quindi tutte le alternative che sono state comunque fatte da noi o anche che sono nella testa di Pierpaolo in questo momento sono tutte alternative di secondo piano. Nella sua testa l'alternativa De Ceglie è De Ceglie, quindi lui spera insomma nel giro di 10 giorni di riuscire a chiudere questa operazione, aspettando naturalmente segnali positivi dalla Juventus che dovrebbe però prima prendere un giocatore al posto suo, quindi il grosso della situazione o l'Andre Santos, insomma, tanto per chiarirci. Però io la vedo invece più difficile, gliel'ho anche detto a Pierpaolo in più della circostanza che sono un po' più pessimista di lui, però vediamo se alla fine avrà ragione la sua pazienza nell'aspettare questo tipo di operazione, altrimenti poi il mercato comunque è lungo e Napoli avrà tempo per cercare delle alternative. Donadoni non ha sciolto ancora i dubbi sul modulo che adotterà nella prossima stagione, però guardando un po' ai nomi che sono arrivati possiamo farci un'idea e poi si arriva anche l'attaccante, si parla di Julio Cruz oppure di Pandev, che è un nome che va a corrente alternata, c'è anche Pellissier o Binna, insomma se prende uno di questi giocatori è facile ipotizzare che poi il Napoli giocherà col tridente Lavezzi, Quagliarella più il nuovo acquisto. È vero, io penso intanto che la difesa 3 non si toccherà, quindi Napoli continuerà a giocare con la difesa 3 e con i due esterni larghi, quindi Zuniga o Maggi da una parte e dall'altra il De Ceglie della situazione o Vitale o Rull, insomma, quindi non si scapperà da questo tipo di modulo tattico e credo che alla fine anche il 3-5-2 sarà il modulo poi prescelto perché quando hai Hamsik e Cigarini non puoi permetterti di lasciare solo loro due in mezzo al campo. Credo che il Gargano e il Blasi serva per aiutare giocatori come Cigarini e Hamsik, quindi non credo che per come è stata costruita fino adesso la squadra possa permettersi di giocare col tridente. Ecco perché l'attaccante che verrà, secondo me, difficilmente sarà un attaccante che partirà titolare. Credo anche perché il mercato in questo momento ti propone delle difficoltà per arrivare a Pandev e Cruz, soprattutto Cruz credo che sia destinato verso altre situazioni, vedi Firenze. Quindi se non arriverà Cruz, non arriverà Pandev, sono gli unici due giocatori secondo me che ti possono permettere di giocare con i tre davanti,
Credo che Napoli giocherà col 3-5-2 e l'attaccante che arriverà potrà essere un attaccante da far entrare in corsa, da poterti cambiare il modulo durante la partita. Ma io credo che inizialmente il Napoli partirà col 3-5-2. Gianluca, stai disegnando l'identikit però di Pellissier. Pellissier è sicuramente un obiettivo, anche se credo che Marino non abbia riscontrato in lui quell'entusiasmo che invece aveva riscontrato immediatamente in Quagliarella. E credo che quando non è colpo di fulmine col Napoli, Marino poi si nasconde un po', non vuole più concludere quell'operazione. È capitato con Di Natale che ha rifiutato, con Floccari che ha rifiutato, e adesso anche Pellissier, credo che nei sondaggi che ci sono stati non ha colpito il Napoli per la sua voglia di venire a Napoli. In più c'è anche da convincere Chievo e Campedelli che contropartite tecniche non ne vuole. Napoli aveva proposto Gianello, Vitale, Aronica, però il Chievo vuole soltanto soldi perché poi li vuole reinvestire su un altro attaccante. E quindi credo che l'operazione sia molto molto difficile da fare. Quindi potrebbe arrivare un nome a sorpresa finora che non è stato ancora fatto, insomma, secondo te? Ma alla fine non è escluso che rimanga Denis, nel senso che comunque Quagliarella e Lavezzi ti garantiscono la titolarità, nel senso che Quagliarella e Lavezzi insieme possono fare sicuramente almeno 20 gol, 22 gol. E poi in panchina comunque c'è Denis, c'è Pia ha fatto sempre molto bene quando è entrato. Penso che Denis non sia da bocciare, nel senso che ha fatto 8 gol giocando poco. Un'altra chance io gliela darei. Quindi se fai fatica a cedere Denis, fai fatica a trovare un altro attaccante, non è escluso che alla fine Napoli, almeno inizialmente per il ritiro, possa partire così. Poi si sa che il mercato ti presenta anche delle occasioni dell'ultima settimana di agosto. Quindi magari io credo che Napoli alla fine partirà così e poi dopo si vedrà negli ultimi giorni quello che succederà. C'è anche Saraceta da vendere, cioè Napoli in Esatto. questo momento ha un organico di, tu avrai fatto i calcoli meglio di me, ma forse 35 giocatori, 30 giocatori, quindi andare in ritiro anche Superato un po'. con così tanti galletti nel pollaio poi diventa difficile da gestire anche per lo spogliatoio. E proprio in conclusione, Gianluca, facciamo un po' il punto invece sui giocatori in uscita, perché dicevi di Zalaceta, si parla dell'Espanyol, Navarro, River Plate, Jezzo, Roma, Fiorentina, Gianello, Sampdoria, Pazienza, Bologna, insomma, sono queste le voci. Di concretissimo, nel senso che chiaramente i procuratori sanno che questi giocatori sono in vendita e quindi cercano di lanciare ami in giro per l'Italia, ma come ti ho detto prima all'inizio, io che sto qui e vedo com'è la situazione, ti dico che tutte le squadre vogliono prima vendere e poi comprare, quindi se uno va a proporre pazienza all'Atalanta, al Bologna o al Genoa, il Genoa ti risponde: ah, ma io prima devo vendere quello, prima. Quindi sono tutte situazioni abbastanza difficili da gestire. La stessa Fiorentina sì, ha bisogno di un portiere, ma deve prima sistemare Avram, quindi è tutta una situazione difficile per vendere i propri giocatori. Ecco perché credo che il mercato del Napoli abbia subito in questo momento un rallentamento, perché prima si dovranno concludere queste cessioni e poi eventualmente potranno arrivare dei nuovi giocatori. Gianluca, ma secondo te Jezzo può veramente restare come secondo? È un'ipotesi plausibile? Ma considerando che Gianello in questo momento mi sembra che sia l'unico che abbia un po' di mercato, tu dicevi la Sampdoria, so che il Padova gli ha fatto un'offerta per fargli fare il titolare in Serie B e lui la sta valutando. Navarro ha qualcosa in Spagna, anche se è extracomunitario, quindi c'è un problema legato proprio al suo tesseramento. Jezzo, credo che lui non voglia fare il secondo con De Santis, però non è neanche facile trovare in questo momento una sistemazione, perché comunque Jetson nelle ultime partite non ha giocato e quindi chi lo deve prendere magari ha dei dubbi dal punto di vista fisico, non sicuramente tecnico. E non è facile secondo me trovare una sistemazione in questo momento ai portieri del Napoli, quindi sarà bene però che almeno uno dei tre vada via, altrimenti in ritiro veramente rischi di trovarti con quattro possibili titolari a giocarsi il posto, ed è impossibile. Il portiere è un ruolo troppo delicato, il portiere deve stare tranquillo con la testa, deve avere una riserva che comunque non lo stimoli, però allo stesso tempo lo faccia stare tranquillo. E questa è una situazione al momento per il Napoli, secondo me, la più delicata. E allora, noi ringraziamo il collega Gianluca Di Marzio di Sky, ricordandovi che le sue folate le potete seguire ogni sera su Sky Sport 1, speciale calcio mercato. Quindi Gianluca, in conclusione, il tuo saluto ai tifosi del Napoli che ti seguono ogni anno sempre con un grande affetto e seguono con simpatia le tue telecronache, poi soprattutto quando ci sei tu, difficilmente il Napoli sbaglia. Grazie
Grazie Antonio, un saluto a Napoli Magazine e speriamo di poter far esplodere presto qualche altro fuoco d'artificio sulla mia faccia, anche se io, come penso si capisca e si noti, non gradisco molto questo tipo di effetto speciale, però ecco, comunque vorrebbe dire che Napoli ha comprato un altro giocatore. Antonio Petrazzuolo, napolimagazine.com.